Triplica negli ultimi 10 anni il numero dei birrifici artigianali in Italia. Attualmente sono più di 1.085 le aziende produttrici di birra made in Italy. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo focus agroalimentare parliamo del settore della birra artigianale italiana, che negli ultimi anni ha registrato una crescita da record. Infatti solo nel 2022 sono stati venduti 2 miliardi di litri di birra, dal valore totale di 9,5 miliardi di euro. Ed è proprio grazie a questa crescita che la domanda delle materie prime italiane è aumentata sempre di più, portando ad un incremento dei terreni coltivati per il luppolo e l'orzo. Tuttavia questi dati nettamente positivi rischiano ogni giorno un crollo a causa degli alti costi di produzione che registrano un aumento del 50% per le bottiglie, del 200% per l'energia, del 45% per gli imballaggi e del 22% per i tappi. A tal proposito, per permettere ai birrifici di fronteggiare questi incrementi, la misura del taglio delle accise è stata prolungata anche per il 2023 e prevede lo sconto del 50% sulle accise per le produzioni fino a 10.000 ettolitri, del 30% per le produzioni fino a 30.000 ettolitri e del 20% fino a 60.000 ettolitri. Ma c'è anche un'importante novità per questo 2023, ovvero un'ulteriore riduzione d'accisa pari a 2,97 euro per ettolitro e per grado plato, e cioè l'unità di misura utilizzata nell'industria birraia per misurare la densità del prodotto. E per ora è tutto, al prossimo focus. Radio UCI Focus.